Rete Imprese Italia ha presentato la propria proposta al governo sulla riforma del lavoro. La riforma del lavoro, hanno fatto sapere, deve essere discussa con tutte le parti interessate e non deve favorire i soliti noti. Non si possono mettere le piccole e medie imprese sullo stesso piano delle grandi industrie. Le piccole e medie imprese hanno un rapporto col lavoratore assolutamente diverso da quello che un'industria ha con un operaio. Addirittura alcune imprese preferiscono chiudere l'attività piuttosto che licenziare i lavoratori. L'ipotesi di uno strumento unico per tutti i comparti appare inopportuno, inadeguato a rispondere alle specificità settoriali, strumentale per drenare risorse da un comparto all'altro. Non sono infatti casuali esperienze di sostegno al reddito dei lavoratori in periodi di crisi aziendale e di sospensione delle attività produttive. Esempio, i lavoratori dell'artigianato hanno appunto la possibilità di accesso a strumenti, quarantennali gestiti dalla bilateralità che hanno sostituito di fatto l'assenza di ammortizzatori sociali ordinari. L'obiettivo principale della riforma del lavoro deve essere la crescita dell'occupazione. E quindi no all'irrigidimento di regole, no a incrementi di costi, perché tutti e due questi fattori sono elementi scoraggianti per l'occupazione. Le imprese nel nostro settore, come ha detto prima Venturi, mettono oggi già a disposizione grandi risorse su altri strumenti, ne sono stati citati due, IMSS e IMEIL, che sono per i nostri settori fortemente attivi, e quindi questi strumenti e queste poste positive potrebbero essere utilmente utilizzate per questo tipo di progetto. Ma torno a dire, c'è un problema di definizione innanzitutto del progetto, e quindi in qualche misura c'è da parte nostra un po' anche una contestazione del metodo d'approccio al tema. Questa discussione sulla riforma del mercato del lavoro è partita male e abbiamo perso, secondo me, un bel po' di tempo, e è sotto gli occhi di tutti che abbiamo perso tempo, perché di fatto si è bloccata la riflessione, perché uno non può immaginare di adattare un sistema che magari funziona benissimo in qualche altro paese a un paese come il nostro, senza conoscere bene non solo il mercato del lavoro e la complessità del mercato del lavoro che c'è in Italia, ma anche i numeri esatti di tutto quello che in questi 3 anni difficili ha comportato di investimenti sugli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo una foto sfocata del nostro paese, o meglio, abbiamo una foto datata che serve ad alcuni. Noi vorremmo invece che la foto, visto che le analisi e le diagnosi sono state fatte da tempo, ma le medicine ancora tardano ad arrivare, e in ristrettezza di risorse, che le medicine siano esatte, perché se no facciamo la solita operazione che serve a qualcuno di rappresentare un'Italia che lavora che non c'è o che non esiste, e di trovare delle soluzioni inadatte. Noi siamo qua per dire: confrontiamoci sui numeri, vediamo quali sono le contribuzioni dei settori, perché questo è un paese fatto di settori, e allora voler mettere tutti sullo stesso calderone è sbagliato, è profondamente sbagliato, perché continuiamo a fare delle operazioni dove ci sono i soliti che prendono e non danno, e ci sono purtroppo i soliti che danno e non prendono.